ma una donna boss divorata, imprigionata dal suo stesso potere. È la reggente di Fortunato Calvino. Come si dice? Esordo non tiene una d'ora, non puzzano, ne ho vera. Dramma di famiglia camorrista in interno. La reggente. Dopo il successo al Mercadante di Napoli, la malavita moderna si affaccia alla ribalta nazionale del Teatro Brancaccino di Roma. Il testo di Fortunato Calvino, che da oltre 30 anni alimenta la sua drammaturgia di usura e camorra, il malessere della campagna, è affidato al pluripremiato regista cinematografico Stefano Incerti. È una storia di boss, una donna che è costretta a prendere il posto del marito che è nel carcere di massima sicurezza, il 41 bis, e quindi questa donna, la reggente, in realtà diventa spietata, diventa veramente di una grande violenza, torturando la gente, facendo delle cose assurde. Questo è il momento che devo dimostrare quello che sono capace di fare. Non c'è spazio per nessun sentimentalismo. Dinamiche attuali, nuovi ruoli femminili e maschili di una società dove il degrado è l'ultimo dei mali. Una scena cruda, pochi elementi essenziali mettono in risalto i toni neorealistici ben dosati in napoletano stretto. Già sta là. Italiano? Devi parlare in italiano. Non saccio, però... Si dà dritta una cosa che la desse. Una sceneggiatura sapientemente ibridata in chiave teatrale, pronta ora, secondo le intenzioni del produttore Vittorio Carfagna, per una trasposizione sullo schermo, grazie anche alle presenze dei volti televisivi degli attori Elena Russo, Luigi Credendino e Salvatore Striano, che nel teatro di Re Bibbia ha trovato la sua strada e quei personaggi da incontrati e frequentati nella vita reale. Ali e tu, me. E tu che non fai i cazzi tuoi con Galletta? Ah, se sa, ma che è? A me non mi importa proprio niente, è solo curiosità. E te può costare questa curiosità, fatti i cazzi tuoi. Dici, ehi, dico. Io ci trovo tanta verità in questo testo e... Infatti per rappresentare Edoardo io ho dovuto schifarlo abbastanza per portarlo in scena con grande verità, anche perché molte volte si cerca di sposare questi personaggi dandogli un fascino e questo è un peccato perché poi i giovani magari possono prenderli a modello, invece questi personaggi non hanno nessuna ragione di esistere. Che dobbiamo andarci piano, che questa situazione è pericolosa.